popolazione complessiva al 1° gennaio 2016 è costituita da 446.987 residenti. Il fatto che ci sia un saldo positivo del più 0,3%, quindi piccolo, 1.500 unità, è dovuto al fatto che c'è stato un flusso migratorio in entrata di circa 2.700 persone, peraltro inferiore come ritmo di crescita rispetto agli anni precedenti. Quindi meno nati stranieri e meno nati italiani e un aumento della mortalità che però non ha avuto il picco, questa mortalità, rispetto ad altri paesi, ad altre province, ad altre regioni. Cioè abbiamo avuto un incremento di mortalità del 3,9%, probabilmente dovuto alla popolazione anziana. Ad oggi la popolazione residente straniera si attesta attorno alle 60.000 unità. Non si può perciò più parlare, da un punto di vista politico, di una emergenza, ma di un dato di fatto. E questo dato di fatto si incrocia col fatto, ad esempio, che si dice che la popolazione africana subsahariana sta incrementando notevolmente i suoi numeri. E ci sono alcuni paesi alcuni comuni che hanno una rappresentanza molto più elevata di altri. Parlo per esempio di Langhirano con il 20% della popolazione e Calestano e Colorno 18-19%. Le comunità più rappresentate sono la comunità rumena, la più rappresentata in assoluto, e la comunità moldava. È la comunità che in valore assoluto e in valore relativo è la più grande di tutta l'Emilia-Romagna.